auguri per questo avvio di anno scolastico per i vostri, che affrontano una nuova esperienza più seria, più scolastica, ma comunque gioiosa e comunque felice. C'è qualche protesta, ma è normale. Ci scusiamo per il ritardo dell'apertura, ma è stato causato da una verifica di staticità. Voi sapete che questo edificio a breve sarà lasciato per un nuovo edificio che sarà costruito nella zona San Pietro vicino alla chiesa. I vostri figli, quelli di questa mattina, di prima, avranno l'opportunità di passare all'altro edificio che pensiamo nel giro di un anno e mezzo, massimo due anni, sarà completato. Che dire? Siate tranquilli che stanno in buone mani, soprattutto per i docenti, per l'organizzazione della scuola. Abbiamo una dirigente che è un vulcano e che, laddove le cose non dovessero essere perfette, immediatamente interviene con un piglio deciso e dà garanzia ai ragazzi, ai vostri figli e soprattutto a voi famiglie. Per quanto riguarda il problema staticità, è stata isolata la parte che non dà garanzia in questo senso. Quindi ci scusiamo, io mi scuso come sindaco, come amministrazione comunale, ma è stato un fatto dovuto, necessario. Noi dobbiamo stare in sicurezza, dobbiamo stare tranquilli, un giorno in più, un giorno in meno non è la fine del mondo. La sicurezza prima di tutto, prima ancora della didattica. E voi lo sapete, anche col Covid la dirigente vi ha chiarito che saranno puntuali e precisi i riscontri del Green Pass e quant'altro, la necessità dell'uso della mascherina, la necessità del rispetto delle regole. Siamo tutti decisi e uniti in questo discorso di rispetto delle regole, perché così possiamo avere garantito un anno scolastico, ci auguriamo, il più sereno possibile. Per il resto, auguri e tranquilli.